Buonasera e ben ritrovati con una nuova edizione del notiziario di TSN. Violenza sulle donne, denuncia in aumento. Abusi in seminario, un caso intorno in Valtellina. Stagione sciistica, uno sguardo ai costi degli abbonamenti. Lavori e code sulla statale 38. Franco Guggiatti, istruttore emerito del CAI. Pienone per la notte delle chitarre. Questi i titoli di Telesondrio News, benvenuti. Sabato 25 novembre è la giornata internazionale contro la violenza sulle donne. In provincia i dati relativi agli abusi sessuali sono in aumento. Vediamo. Da inizio anno ad oggi sul nostro territorio sono 118 i reati commessi nei confronti delle donne. Il dato emerge analizzando i numeri della Questura di Sondrio. Un quadro solo parziale degli abusi che colpiscono l'universo femminile, poiché spesso le donne non trovano la forza e il coraggio di denunciare. La maggior parte dei reati riguardano minacce, 53, seguite dalle lesioni dolose, 43, violenze sessuali, 13 e percosse, 9. 5 sono invece le denunce giunte al centralino della polizia del capoluogo per atti persecutori, altrettanti gli ammonimenti per stalking. I dati nel complesso non si discostano da quelli dello scorso anno, confermano dalla sezione anticrimine della polizia del capoluogo, eccezion fatta per le violenze sessuali, che hanno subito un'impennata, dalle 5 del 2016 alle 13 attuali, più del doppio. Questo dato, spiega Vandama Trasso, responsabile del reparto, può essere letto in chiave positiva, perché denota non un aumento dei casi, bensì l'aumento delle denunce, avvenuto grazie alle campagne di sensibilizzazione lanciate sul territorio dalla Questura. Fra queste, l'iniziativa Questo non è amore, avviata nel luglio 2016. Il camper itinerante ha fatto tappa nei principali centri della provincia con la presenza di esperti, fra cui un medico psicologo del reparto, un operatore della squadra mobile sezione specializzata, un operatore della divisione anticrimine ed un rappresentante della rete antiviolenza, con l'obiettivo di creare un contatto diretto con le donne. E la campagna di sensibilizzazione continua in vista della giornata internazionale contro la violenza sulle donne del 25 novembre. Venerdì alle 9, presso la Sala Besta della Banca Popolare di Sondrio, è in programma La Forza delle Donne, in cui i rappresentanti delle forze dell'ordine esporranno la propria esperienza personale e professionale. E anche la città di Sondrio fa sentire la propria voce in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne istituita nel 1960, in ricordo dell'assassinio delle tre sorelle domenicane Mirabal. A partire dalle 9 di sabato 25 novembre, Piazza Campello ospiterà il gazebo del Centro Antiviolenza per un momento di informazione e sensibilizzazione sul tema. La giornata proseguirà con lo spettacolo di teatro incontro. Alle 15 gli studenti partiranno dal Policampus per raggiungere Piazza Campello, in cui i ragazzi si esibiranno in un ballo. A seguire il flash mob a cura del Liceo Scientifico Carlo Donegani e dell'Associazione Argonaute. In corso Vittorio Veneto si terrà invece l'iniziativa Orange the World, coloriamo di arancione per dire no alla violenza sulle donne. Chiuderà la giornata la proiezione del film Il diritto di contare presso il Cinema Excelsior alle 20:45. E adesso torniamo sul caso dei presunti abusi in seminario in Vaticano. La vicenda presenta nuovamente risvolti che portano nella nostra provincia. Il servizio. Dopo la bufera che ha investito Colorina, ora porta a Tirano il caso dei presunti abusi in seminario scoppiato in Vaticano. La vicenda era balzata in prima pagina 2 settimane fa, quando la trasmissione Le Iene di Italia 1 aveva dato voce alle denunce avanzate da alcuni giovanissimi che avevano raccontato di essere stati molestati da un religioso poco più grande di loro. I fatti ipotizzati furono denunciati per stessa ammissione della Curia di Como a mezzo lettera nel 2013 e fecero a suo tempo scattare i dovuti accertamenti, conclusisi l'anno successivo nelle opportune sedi ecclesiastiche con un verdetto di infondatezza. Il seminarista, finito nell'occhio del ciclone, fu considerato estraneo ai fatti, tanto da essere successivamente ordinato sacerdote e destinato poco meno di 3 mesi fa a Colorina, mentre un suo confessore, la notizia di queste ultime ore, sarebbe stato mandato a Tirano, assegnato al santuario. Impossibile affrontare l'argomento con i molti religiosi e non che qui vivono e prestano la loro opera, inclusi coloro che sono evidentemente al corrente dei fatti.
Vogliamo disturbarla? No, 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 grazie. Visto che lei è un religioso, ci starebbe... Non sono religioso. Come non è religioso? Come non è religioso? Questa è una notizia. Non sono religioso. Non è un religioso lei? Sono un prete diocesano, differente. All'ombra della basilica, meno che mai all'interno, nessuno vuole esprimersi. Chi accetta di parlare lo fa a fatica, perché questo è il luogo che più di altri rappresenta il fulcro della spiritualità della valle. Non a caso la Madonna di Tirano è patrona della Valtellina. Eppure molti sanno, e mentre il Vescovo ha annunciato nei giorni scorsi che sulla scorta delle ultime recenti segnalazioni sono in corso nuove approfondite valutazioni per fare chiarezza sulla vicenda, qualcosa emerge, anche a proposito del recente arrivo nella città duana di nuove figure, religiose e non religiose, che qui svolgono il loro servizio e che forse in passato possono essere state testimoni di quanto accaduto. Il servizio ieri sera, quindi per la prima volta, sono rimasto basito, perché la cosa, visto gli alti livelli a cui è arrivata la cosa, da dove è partita l'insabbiatura, ecco. E non vedo perché mettere in mezzo anche Madonna di Tirano con... Quindi da discutere nelle sedi opportune? Sì, 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 anche se è una cosa gravissima, per amore di Dio, ci mancherebbe. Ma ho avuto qua un vescovo o qualcosa, ma che sono due testetti di casa. Il vescovo è più alto del grado. Ah, più siamo. Cardinale? Cardinale. Ah. Cardinale. È venuto un cardinale? Sull'appartamento qui dove abito io, qua. Ah. Su qua. Io ho sentito parlare qualcosa, ma ormai... Dobbiamo chiederle se ha sentito parlare di questo scandalo denunciato dalle Iene. No, su... no, non ne ha sentito parlare? No, non sono di qua, no. Sono numerose le località sciistiche che già nel prossimo fine settimana hanno deciso di aprire parte delle piste. Ecco le offerte e le tariffe per la stagione invernale in arrivo. Vediamo. Dopo l'apertura anticipata degli impianti di Livigno, anche il resto dei comprensori si prepara a proporre un assaggio della stagione sciistica. Aprica, come la Valmalenco e Madesimo, ha deciso di dare il via alle sciovie già per questo fine settimana. Sabato e domenica, sulle vette della Magnolta, si scierà alla tariffa speciale di 10 euro, mentre dal 2 dicembre, giorno in cui gli impianti apriranno definitivamente, entreranno in vigore le normali quote di 33 euro per il pass giornaliero in bassa stagione e 39 per l'alta stagione. Sono inoltre previste proposte consultabili sul sito di Aprica Online, tra queste Tutti in pista, valida dal 16 al 17 dicembre, con ski pass a 10 euro. Per gli sciatori più instancabili è possibile invece acquistare il pass che permette l'accesso sia alle sciovie aprichesi che a quelle dell'Adamello Ski. Fino al 22 dicembre, inoltre, tariffe speciali anche a Bormio, Santa Caterina Valfurva e Val di Dentro, mentre nel periodo di bassa stagione il giornaliero costerà 39 euro, 31 in Val di Dentro, 2 euro in più nei periodi di maggior afflusso, 36 euro in Val di Dentro. Nella ski area dell'Alta Valle è inoltre possibile acquistare un ticket unico che permette di accedere agli impianti di Bormio, Val di Dentro e Valfurva, usufruendo così di 110 km di piste per 36 impianti di risalita. In questo caso sarà necessario contattare gli uffici per informazioni e costi. A Livigno la quota di un abbonamento giornaliero lievita a 44 euro nel periodo di media stagione, 47 euro nella fascia di quella alta. Anche in questa località sono comunque previste offerte speciali, consultabili sul sito internet della stazione sciistica. In Valmalenco, invece, i costi di un giornaliero varieranno dai 35 ai 40 euro in base al periodo di punta, stessa cifra che viene applicata per accedere agli impianti della ski area di Madesimo. Agli appassionati non resta che allacciare gli scarponi e mettersi sugli sci. Ancora disagi sulla rete viabilistica valtellinese. Code e rallentamenti questa volta mettono in crisi la circolazione a Ponte in Valtellina, dove si lavora per l'adeguamento del muro che separa la statale dalla ferrovia. Vediamo. Lunghe colonne di auto in entrambe le direzioni. Sulla statale 38 va in scena l'ennesimo copione di lavori in corso, con semaforo che regola il senso unico alternato. L'apertura del cantiere all'altezza del comune di Ponte in Valtellina si è reso necessario per importanti opere di adeguamento del muraglione che separa la strada dalla ferrovia. Inevitabili le code soprattutto nelle ore di punta e più nel dettaglio la mattina in direzione di Sondrio e il contrario a fine pomeriggio. Gli interventi riguardano il rifacimento del muro
muro all'altezza della strada che collega la statale con l'abitato di Carolo, frazione di Ponte sul versante orobico. L'area di lavoro è stata delimitata con i blocchi in cemento indispensabili per la sicurezza e in prossimità dei quali è stato attivato l'impianto semaforico. Uno stop forzato che si aggiunge a quello aperto ormai da mesi nel tratto fra Chiuro e San Giacomo di Teglio, dove attiva una deviazione. Insomma, non c'è pace per la viabilità valtellinese, che dopo la paralisi di poche settimane fa all'altezza del viadotto del Tartano fa nuovamente i conti con rallentamenti e disagi. Una difficoltà in più soprattutto per chi sulle strade della provincia svolge gran parte del proprio lavoro, a cominciare dagli autotrasportatori. In Alta Valle approda il servizio Chiamabus. Si tratta di un progetto sperimentale che permetterà ai residenti nei comuni di Val di Rentro, Val di Sotto e Val Furva di potersi recare a Bormio chiamando appositamente un bus con orario e fermate personalizzate. Il servizio si è reso necessario per venire incontro alle esigenze dei cittadini che vivono in località poco servite dal normale servizio di trasporto pubblico locale. Per info in descrizione www.buspergo.com oppure www.agenziatplsondrio.com. È un amore indissolubile quello che unisce la montagna a Franco Gugiatti, il noto alpinista di Poggio di Denti, recentemente premiato dal CAI per aver fatto crescere l'alpinismo in Valtellina. Vediamo. Una vita interamente dedicata alla montagna, quella di Franco Gugiatti. Il 76enne alpinista di Poggio di Denti, nei giorni scorsi è stato insignito dal Club Alpino Italiano del titolo di istruttore emerito. Un riconoscimento che il sodalizio ha voluto conferirgli per la grande esperienza che lo lega alla montagna. Lui, direttore per molti anni della scuola di alpinismo della sezione locale. I ricordi sono quelli delle giornate trascorse in parete con gli amici e soprattutto con mio fratello, che è mancato ancora giovane, e abbiamo fatto alcune ascensioni che di un certo rilievo e che si possono dire imprese, ecco, tutto lì. Nella zona, soprattutto nella zona della Nasino Bregaglia, o anche nelle Alpi occidentali, un po' in Dolomite e qualcosa nell'Himalaya. Ho partecipato alla spedizione nazionale all'Ozze come capo spedizione Riccardo Cassin. Purtroppo non abbiamo avuto successo perché abbiamo avuto molte valanghe, un po' di feriti e così dopo 3 mesi abbiamo dovuto rinunciare all'Ozze, che è una montagna di 8.500 metri. Sono tante le vette che Gugiatti ha conquistato, anche se l'alpinista preferisce non parlare di conquista, bensì di esperienza, perché quello della montagna è un universo che va vissuto fino in fondo. Qui attorno, alcune nella Monte Bianco, come Mont Blanc de Tocqueur, la via Cervasutti, poi la via Ratti Vitale, alla Guy Noir, gruppo del Monte Bianco anche. E nei gruppi nostri così, diciamo, salite in invernale sia nel versante della Val Masino, Puntallievi e dintorni, e sia nel versante svizzero della Bregaglia, sul Cengolo, sul Badile e zone così che secondo me sono una palestra per tutti gli arrampicatori che vengono anche dall'estero e da molto lontano. Per Gugiatti è tempo di un meritato riposo. Il futuro dell'alpinismo in Valtellina è comunque in buone mani, grazie ad un movimento in costante crescita. In Valtellina ci sono degli ottimi arrampicatori. Oggi come oggi diciamo che l'evoluzione è quella dell'arrampicata in falesia soprattutto. Successo pieno per la Notte delle Chitarre, il concerto rock di scena lo scorso weekend a Villa di Tirano. Vediamo. Le note pulsanti del rock hanno fatto vibrare il rinnovato polifunzionale di Villa di Tirano, che nel fine settimana ha registrato tutto esaurito in occasione della Notte delle Chitarre. Il concerto ha visto sul palco grandi artisti del panorama nazionale ed internazionale, tra cui Matt Baker, chitarrista di Elton John e Joe Cocker, Maurizio Solieri, musicista di Vasco Rossi, Mario Schirirò, chitarrista di Zucchero, Giacomo Castellano, chitarrista di Pelo Pelù, Raff, Gianna Nannini e Vasco Rossi, ed il componente degli Stadio Andrea Fornini. Insieme a loro si è esibito anche il gruppo Custodia Cautelari, rock band guidata da Ettore Di Liberto, che da anni domina la scena italiana. Ecco la voce di alcuni dei protagonisti. Siamo una famiglia oramai, perché sono 20 anni e non abbiamo mai sbagliata una. E ho i miei dubbi perché c'è il pieno.
ho passato dopo la scuola e avanti dall'università ho stato all'altro lato della frontiera, ho passato un inverno perfetto facendo la musica negli alberghi durante la notte e facendo le torri di ski a Silvaplana. È una soddisfazione suonare qui, specialmente con questo spettacolo della Notte delle Chitarre, perché per noi è una festa, suonare chiaramente professionalmente, ma anche in maniera totalmente informale, amici, amanti della chitarra, e speriamo di comunicare la nostra passione al pubblico, sperando che si diverta. Valtellina vengo abbastanza spesso, devo dire, almeno 2-3 volte all'anno, una zona che conosco molto bene. Devo dire che c'è un ottimo pubblico, un pubblico che ama le cose di qualità. Poi c'è un pubblico curioso, interessato anche alla qualità della musica, cosa che in Italia non è che si senta tantissimo. Termina qui il nostro spazio dedicato al notiziario di TSN. Ora vi lascio la nostra programmazione serale con Cin Cin e Calcissimo. A risentirci e alla prossima edizione.